La legalità non è soltanto il no al crimine, la legalità è anche una cultura, un modo di affrontare i problemi, la capacità delle istituzioni di dare una risposta ai problemi della società. Scampia è un quartiere nato 30 anni fa, da gente che era barraccata, però in questo contesto ci stavano anche persone che lavoravano negli stabilimenti, impiegate delle poste, delle banche, delle forze dell'ordine. Purtroppo non c'è stato un bel controllo sulla zona e è prosperato più in male che in bene. Questa era attualmente Scampia. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. È tutto da rifare, secondo me. C'è, si è provato in tutti i modi a ripristinare la legge in questo territorio. E si sono fatti vari tentativi, qualcosa si è riuscito ad ottenere, ma c'è ancora tanto da fare. Qui a Napoli, qui in Scampia sto bene, che mi faccio fatti mi e sto tranquillo, non mi manca niente proprio, non mi interessa di niente e di nessuno. Basta, faccio la vita mia, vado a lavorare, sto a casa tranquillo, sono un buon uaglio e basta. Chi si vede fatti suoi, qua a Scampia sta bene. Purtroppo qua, 30 anni fa, erano case per impiegati, per operai, poi col terremoto è venuto un po' la degradazione del quartiere. Scampia sta notando di gente onesta, come tutti gli altri posti, e si sta benissimo. Noi siamo nati a Scampia, viviamo, abbiamo i bambini piccoli, fanno sport, c'è socializzazione, c'è tutto e si sta bene. A Scampia questo è, vorrei che le cose male non si facessero, perché se uno non va a un posto di lavoro, a forse le cose male deve fare, perché purtroppo a Napoli questo è, o ti mette a lavorare o ti mette a vendere la droga, una di le cose si deve fare, vedi tu come si deve fare. Bisognerebbe mobilitarci tutti con serietà, prendere un impegno severo e si potrebbe risolvere il problema. Non essendoci il lavoro porta alla criminalità, questo è indubbiamente, perché loro devono fare un esercito. Quindi per me è la situazione primaria è il lavoro, perché col lavoro potrebbero risolvere tantissimi problemi. Se si sopravvive è una cosa che comunque una... Cioè il lavoro, anche se non c'è, comunque si riesce a sopravvivere, ma c'è soltanto lui a essere buona volontà e c'è chi fatica. Cioè se uno fa buono agli uno riesce a fare lo stesso, in effetti. Poi dipende da una strada che si sceglie. Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans. Culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky. Teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego. Arcobaleno, più per meno, meno, forse fa male, eppure mi va
di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare. Nessuna degrado economico giustifica la scelta della criminalità. Questo noi dobbiamo dirlo alla nuova generazione. Perché quella scelta è... C'è, se mi permettete, c'è un dato etico di fronte al quale io credo noi, soprattutto quelli che essendo più adulti, hanno la responsabilità di trasmettere un messaggio. C'è gente che ha saputo sfidare la miseria e non si è arresa al crimine, perché si è resa conto che arrendersi al crimine era un modo di peggiorare la propria condizione e di renderla ancora più disperata. La lotta contro l'illegalità comincia anche dalle manifestazioni più minute. La cultura della legalità, l'idea che il rispetto delle regole e il rispetto degli altri, anche il rispetto di sé, della propria vita, della propria sicurezza, dell'ambiente naturale, è un problema enorme. Questa cultura dell'illegalità spesso finisce per avvolgere interi pezzi della società meridionale, crea una complicità tra ricchi e poveri, tra chi comanda e chi alla fine, diciamo, invece trova nell'illegalità il modo di tirare a campare. E questa è stata la cancrena del Mezzogiorno, è una delle ragioni della relativa arretratezza del Sud rispetto al Nord. Mi è capitato diverse volte, diciamo, nel corso della mia vita politica, essendo vissuto come parlamentare e come uomo politico del Mezzogiorno, di incrociare questa cancrena della criminalità, di riconoscere anche storie personali, vicende umane, difficili, persino drammatiche. E certamente tutte le volte è importante la forza dello Stato, però è anche fondamentale il coraggio di quelle persone. Io mi ricordo bene, perché eravamo amici, diciamo, con quale spirito un uomo come Pio La Torre chiese di tornare in Sicilia in un momento difficile, di rimettersi a disposizione della sua terra. E ho avuto modo di conoscere i magistrati, che non sono soltanto storie tragiche, storie di persone che sono cadute, sono anche storie di persone che hanno vinto, sono anche storie di persone che hanno saputo vincere la sfida, ricreare le condizioni della legalità. Il coraggio delle persone alla fine è una condizione fondamentale per vincere. Il rifiuto della violenza, del crimine, la capacità di dare fiducia agli altri è una condizione fondamentale. Quindi io penso che davvero noi dobbiamo avere la forza di una risposta orgogliosa. Lupi in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, di te, cosa sei disposto a perdere, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere.